Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva a Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse fra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato dal Vangelo che Gesù racconta questa parabola per dirci la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Perciò la buona novella vi raggiunge dalla cappella feriale della parrocchia di Marcianese, dove si tiene l'adorazione prolungata di Gesù solennemente esposto nella Eucarestia. Questa preghiera, che dura per giorni interi, ci fa proprio da cornice e ci inserisce nel contesto che Gesù ci presenta, e cioè appunto una preghiera continua, fatta sempre senza stancarsi mai. Pregare continuamente non significa continuamente dire delle parole. Pregare continuamente significa essere presenti in una storia d'amore con il Signore, in una storia di amicizia con il Signore. Significa voler bene al Signore e permettere al Signore di volerci bene. E quando si ama, quando si vuole bene, quando si è amici, ogni momento è giusto, ogni momento è buono per manifestare l'amore, il bene e l'amicizia. Ogni momento vissuto insieme è il compimento di questa amicizia, di questo amore, di questo bene. Ogni momento vissuto a distanza è vissuto in funzione dell'altra persona, pensando all'altra persona, tenendola presente nel centro del nostro cuore. Gesù, ci dice il Vangelo, che passava per villaggi e città, percorreva le strade facendo del bene e insegnando. Questa necessità della preghiera costante, il Signore oggi ce la presenta con la parabola del giudice e della vedova che abbiamo appena ascoltato. È una città, potrebbe essere anche la nostra città. È ambientata al tempo di Gesù, ma andava bene anche per le comunità dell'Evangelista Luca, probabilmente quelle dell'Asia Minore e della Grecia, e va bene anche per le nostre comunità cristiane di oggi. Infatti, un giudice disonesto, un giudice che non teme Dio e che non si preoccupa delle persone, purtroppo lo si può trovare in ogni latitudine e in ogni longitudine. Lo si poteva trovare ieri e, come ci dicono le cronache, lo si può trovare anche oggi. Già i profeti, a partire da Amos, da Isaia, ci dicevano dell'esistenza di giudici corrotti che accettavano regali e bustarelle, che facevano la giustizia a vantaggio dei ricchi e dei potenti piuttosto che dei poveri, degli ultimi, simboleggiati come sempre nella Bibbia dagli orfani, dagli stranieri e appunto dalle vedove.
tanto che Dio, rivelandosi agli uomini, dice di essere il padre degli orfani e il difensore delle vedove. E Gesù, accusando i rabbini, accusando gli scribi, accusando i sacerdoti del suo tempo, dice loro che divorano le case delle vedove. Quindi ieri e oggi, sempre, purtroppo ci può essere qualche giudice disonesto che dovrebbe conoscere la legge, applicarla senza fare preferenza di persone, ma che a volte questo non lo fa. A volte per mancanza di fede, per mancanza del credere in Dio, a volte perché non ha rispetto delle persone. Queste tre categorie che vi ho nominato, gli orfani, gli stranieri e le vedove, erano proprio il simbolo di coloro che non avevano nessuna protezione. Gli stranieri non avevano un'ambasciata o un consolato dove andare a protestare per far valere i loro diritti. Gli orfani non avevano i genitori su cui contare per poter vedere riconosciuti i loro diritti, e le vedove non avevano marito per poter vedere riconosciuti i propri diritti. Gesù quindi ci sta dicendo che se proprio questo giudice doveva schierarsi, doveva farlo a vantaggio dei poveri, non a vantaggio dei ricchi, di coloro che non avevano nessuno che li difendeva, non di coloro che si potevano permettere, diremmo oggi, i migliori pool di avvocati presenti sulla piazza. E allora chi è questa vedova? Chi è questo giudice? La vedova, ce lo dice la Scrittura, è Gerusalemme. La vedova è la comunità cristiana di Luca e la comunità cristiana di oggi, che a volte subisce ingiustizia, che a volte non viene rispettata, che a volte viene contrastata. Gerusalemme è paragonata a una sposa, a una donna giovane e bella, da tutti cercata quando è nel massimo del suo splendore, nella sua giovinezza. Tutti la vogliono, ma quando essa non è più nel suo splendore, ci dice proprio l'inizio del libro delle Lamentazioni, essa diventa come una vedova. Non la cerca più nessuno e nessuno più si preoccupa di lei. La vedova quindi oggi siamo noi, che dobbiamo pregare con insistenza, così come questa vedova pregava con insistenza il giudice. E chi è allora questo giudice? Ovviamente dietro di lui è nascosta la figura di Dio. E voi mi direte, un giudice ingiusto, un giudice così cattivo è l'immagine di Dio? Sì, cari fratelli e care sorelle, è l'immagine di Dio, ma del Dio che ci siamo inventati noi, del Dio che ci siamo costruiti noi uomini, non del vero Dio, non del Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo, non del Dio di cui Gesù ci ha mostrato il volto di padre e il cuore di madre. Un Dio che ci siamo inventati noi, un Dio che ci immaginiamo come la fata turchina nella favola di Pinocchio, sempre pronta a fare incantesimi a nostro vantaggio. Un Dio bancomat, al quale basta digitare il PIN giusto per ottenere quello che andiamo cercando. Ma questo non è il vero Dio. Dio è il creatore del mondo, Dio è il creatore dell'universo, delle cose e delle persone, ma è anche colui che lascia autonomia al mondo secondo le sue leggi, che lascia autonomia, responsabilità e libertà alle persone perché da sole possano risolvere le loro situazioni. La preghiera quindi non cambierà mai le cose nei nostri confronti, ma cambierà noi nei confronti delle cose.
ci permetterà di vedere cose, situazioni e persone da un altro punto di vista rispetto a quello dell'egoismo, rispetto a quello dell'edonismo, rispetto a quello del nostro interesse e del nostro vantaggio. Ci farà vedere situazioni, cose e persone con l'occhio di Dio, con l'attenzione all'altro, come faceva Gesù, come lungo il corso della storia hanno fatto tutti coloro che davvero hanno seguito Gesù, tanto da non essere più persone che pregano, ma come dice il beato Tommaso da Celano di San Francesco, persone che sono diventate preghiera. Allora togliamoci dalla mente l'immagine di questo Dio che ci siamo costruiti, raffigurato dal giudice ingiusto, e sostituiamolo con l'immagine del Dio vero, con l'immagine di Dio dal cuore misericordioso, con l'immagine di un Dio che si prende cura delle persone e che, come vi accennavo, diventa padre degli orfani e difensore delle vedove, che se proprio è chiamato a prendere parte, prende la parte degli ultimi, la parte di coloro che sono dimenticati da tutti, la parte di coloro che non hanno alcuna difesa. Allora non diciamo: ma Dio non mi ascolta, Dio non risponde alle mie chiamate, perché Dio non fa come facciamo noi con le chat che ci danno fastidio o con le persone che non vogliamo sentire, non blocca il nostro contatto, non ci silenzia, soltanto vuole che la nostra preghiera sia rivolta a Lui nel migliore dei modi. E per questo si paragona a questo giudice e dice: seppure questo giudice così cattivo, alla fine, non perché crede in Dio né perché vuole bene ai poveri, ma per non farsi disturbare, per non farsi rovinare la reputazione, per non farsi colpire, come dice il verbo greco utilizzato, per non farsi prendere alla testa e farsi fare un occhio nero, alla fine cede alle preghiere della vedova, quanto più lo farà il Signore buono e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Allora anche la domanda finale che Gesù ci lascia acquista un nuovo significato. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Non significa: riflettete sulla fine del mondo, chissà se alla fine del mondo il Figlio dell'uomo troverà la fede, ma riflettete sul vostro oggi, in che modo vi ponete davanti a Dio. Egli c'è, come ha rivelato a Mosè nel roveto ardente: io sono colui che ci sono, io sono colui che vi accompagna, io sono colui che ode i vostri lamenti, che vede le vostre sofferenze. Dipende da noi se il Signore ci potrà trovare, dipende da noi se ascoltiamo la Sua parola, dipende da noi se siamo disponibili all'incontro con Lui. Allora lasciamoci interrogare da questa parabola, che è anche un po' complessa, un po' difficile rispetto a una prima lettura che ci sembra estremamente semplice e ovvia. Lasciamoci interrogare da questa parabola e cambiamo la nostra idea di Dio e modifichiamo il Dio che abbiamo nella nostra mente e nel nostro cuore. Togliamo il Dio che ci siamo costruiti noi e accogliamo il Dio che ci ha rivelato Gesù. Egli davvero è dalla nostra parte, Egli davvero ci farà giustizia, termine ripetuto ben 4 volte in questa breve parabola, cioè ci permetterà di fare esperienza del suo amore, della sua misericordia, della sua pace.